Buongiorno, benvenuti a tutti e benvenuti ai nostri ospiti di quest'oggi che sono Francesca Loquenzi, account manager per Interface West Hollywood e buongiorno Francesca e a Christian Giosso di account manager per United Airlines. Spero di aver detto bene il tuo nome. Ringrazio. Allora, prima ancora di iniziare, mando ovviamente un video che di United come apertura. Eccolo a voi. A te la parola e lo schermo, Christian, prego. Ok, grazie Elia, grazie a Visit USA per questa opportunità. Ciao a tutti, ben collegati. La mia presentazione potrebbe finire anche qui, visto che ho pochissima voce purtroppo, ma insomma cercherò di farmela bastare per l'intera presentazione, che comunque sarà per l'appunto abbastanza breve. Grazie anche a Francesca Loquenzi. Ecco, inizio i primi sbarioni della voce. Grazie Franci per l'invito. E passiamo subito a vedere che cosa può fare United per concorrere al successo della destinazione di West Hollywood, soprattutto nel segmento appunto alto. Mi sa che abbiamo perso Christian. Abbiamo perso Christian, infatti, perché c'è la batteria bassa, forse sta cercando di. Allora, un attimo di pazienza, che vediamo se si ricollega. Cioè, si Sì, se no magari ci possiamo scambiare, non lo so. eventualmente. Ah, perché io lo vedo proprio Sì, bloccato. è proprio frizzato lì. Ok. No, forse qualcosa è accaduto adesso. No, niente. Ok. Aspetta, si Vediamo sta il muovendo tempo. qualcosa. E Si sta muovendo? vedo che lo schermo è sparito l'orario. È cambiato qualcosa. Sì, un attimo di pazienza, scusate, si vede un piccolo inconveniente tecnico improvviso. Naturalmente il test va tutto bene, poi succede È di bello della la diretta. diretta, esatto. Vedo che va avanti. Però non si sente più. No, io lo vedo bloccato. Sì, anch'io. Poi ti passo lo schermo, Francesca? Vai, sì. Aspetta Ok. che apriamo qui. Si Sì, vede bene? lo devi mettere a Ok. tutto schermo. Sì, stavo cercando di Ok. salire. Perfetto. Allora.
Mentre Christian, insomma, cerchiamo di recuperarlo, inizio io parlando della destinazione. Come diceva appunto Lia, io lavoro in interface e tra i vari clienti che abbiamo, uno di questi è appunto West Hollywood. West Hollywood è un quartiere di Los Angeles che si trova appunto a west di Hollywood, vicino al Walk of Fame, ed è sicuramente una destinazione che sta puntando sempre di più al lusso. E in questa presentazione e in questo webinar ci focalizzeremo principalmente nei sei maggiori hotel di lusso di West Hollywood. Ma prima di entrare nel vivo di questo argomento, diciamo, cerco di darvi un overview generale della destinazione. Quello di cui parleremo all'interno di questo webinar sarà appunto il lusso in California, come arrivare a West Hollywood, come spostarsi a West Hollywood, i quartieri, gli hotel e poi delle risorse finali. Come dicevo all'inizio, West Hollywood è il cuore pulsante di Los Angeles e la destinazione perfetta da inserire in un viaggio in California, che sia sicuramente in entrata che in uscita, quindi è facilmente raggiungibile. Poi insomma Christian ce ne parlerà meglio, sia perché vuole iniziare un road trip da Los Angeles o perché vuole finirlo. Qui abbiamo messo un paio di idee che si possono unire, che sono più o meno vicine e frequentabili a livello di road trip, quindi sicuramente San Francisco, moltissimi dei vostri clienti faranno il classico San Francisco, Big Sur e Los Angeles, appunto Big Sur, e San Diego che si trova abbastanza vicino a Los Angeles, essendo nel sud della California. Noi spesso consigliamo anche di fare tappe come Santa Barbara e Palm Springs. Come arrivare a West Hollywood? Attraverso il Los Angeles International Airport, che dista 19 km da West Hollywood, o da Burbank, che è veramente poco utilizzato solo se si hanno appunto voli interni, che dista 18 km da West Hollywood. Come vedete, West Hollywood si trova proprio nel cuore di Los Angeles e è a pari più o meno distanza dalle attività principali, quindi come vedete è a 14 km da Universal Studios, quasi una ventina da Downtown, è poco prima di Beverly Hills, quindi dista neanche 2 km, ed è facilmente raggiungibile anche Santa Monica, perché le strade di West Hollywood principali sono due, quindi la Santa Monica Boulevard e la Sunset Strip. La Santa Monica Boulevard, che è questa che vedete, è quella che poi facendola, insomma, per vari chilometri, dritta per dritta, si arriva direttamente a Santa Monica, al Pier di Santa Monica. È poco distante dalla Walk of Fame, come dicevamo, sono circa 2 km, e a livello di contesto, di chilometraggio, dista circa 185 km da Palm Springs e 208 da San Diego. Come spostarsi a West Hollywood? West Hollywood è una delle poche zone di Los Angeles che è facilmente camminabile ed è facile insomma frequentarla camminando, quindi a piedi sicuramente è molto comodo, anche perché è la città più camminabile con uno score su Walk Score del 91 su 100. Attraverso i bus sia Downtown LA che Santa Monica sono facilmente raggiungibili, che ovviamente con i vari ride share, che possono essere Lyft, Uber o anche attraverso le varie attività tipo bici elettriche, monopattini elettrici, che a West Hollywood insomma è pieno. West Hollywood, una piccola overview generica sulla destinazione, è molto famosa per la Sunset Strip, per gli eventi e musica dal vivo, i vari ristoranti stelle Michelin, delle quali andremo a parlare più tardi, i boutique hotel iconici e di lusso, palestre, centri wellness, boutique e negozi di lusso, ed è la prima città percorribile della California ed ha una community molto importante di diversità e inclusività. La prima cosa dalla quale vorremmo partire e delle quali mi piacerebbe parlare è proprio i quartieri. I quartieri di West Hollywood principali sono la Sunset Strip, Santa Monica Boulevard e il Design District. La Sunset Strip è la parte più alta, come vedete, questa parte arancione, ed è principalmente molto famosa per il rock and roll, ma adesso è anche un punto di incontro sia a livello culturale che musicale, che
Quasi tutti i principali ristoranti e quasi tutti gli hotel dei quali andremo a parlare si trovano sulla Sunset Strip. Consiglio personale, visto che la Sunset e la Santa Monica Boulevard sembrano molto vicine, ma sono distanziate da una salita o una discesa molto importante, io consiglio sempre di arrivare alla fine della Sunset e scendere piuttosto che scendere in queste varie vie, perché poi si rischia di avere appunto una salita molto ripida o una discesa, insomma, molto complicata. La Santa Monica Boulevard, che è la strada appunto che sta sotto, tra virgolette, dove ci sono moltissime palestre, librerie, coffee shop e boutique, e dalla quale poi facendola appunto tutta dritta, come ho detto prima, si può arrivare alla città, proprio Santa Monica. L'ultimo, ma non per importanza, che si trova in questa zona blu è appunto il Design District, è il cuore del design di più altissimo livello, in cui incorpora tantissimo dalla moda all'arte al beauty, alle offerte culinarie. Infatti tutte le novità in questi ambienti e in queste tipologie, anche showroom importantissimi, vengono costruiti o aperti in questa zona di West Hollywood. Questo è un piccolo riassunto di tutti gli hotel di lusso e non che sono presenti. Come vedete, c'è una vastissima scelta, quindi passiamo dall'Aca all'Andaz al Best Western e a quelli un po' più di lusso e di nicchia, dei quali andremo a parlare. Quelli che andremo ad analizzare principalmente sono questi, sono stati aperti da poco o comunque rinnovati da poco, e a parte ad esclusione del The London, che è West Hollywood da tempo, quindi l'Hotel 850, il West Hollywood Edition, il The London, il Sunset Tower, che credo tutti conosciamo, è molto famoso soprattutto a livello musicale e cinematografico, il The One e il Pendry. Il primo di cui andremo a parlare, che personalmente è uno dei più affascinanti secondo me, è l'Hotel 850, che si trova precisamente sull'850 St. Vincent Boulevard ed è proprio situato al confine tra West Hollywood e Beverly Hills, ed è stato realizzato dall'imprenditore Jeff Klein, che ha, diciamo, saputo unire il comfort di una villa residenziale ovviamente molto di lusso e quello che offre spesso un boutique hotel di lusso. Come vedete, è proprio incorporato ed è fatto come se fosse una tipica casa lussureggiante degli Stati Uniti o comunque californiana, e ogni stanza è sicuramente creata molto ad hoc, sia a livello di design che a livello artistico. E all'interno di questo hotel troveremo 23 stanze di diverse tipologie, quindi grand, comfortable, carriage room, cozy, accessible, e due suite, one bedroom e la petite deluxe. Oltre ad avere questo fascino, diciamo, diverso, sicuramente il fatto di stare proprio sopra la Sunset Strip è una delle cose principali. Infatti troveremo il lobby lounge, dove i clienti possono andarsi a rilassare, il living room e il roof deck, che è questo che vedete nelle immagini, che dà la possibilità di pranzare, cenare o avere un drink vedendo la bellissima città di Los Angeles, essendo anche West Hollywood il punto più alto dal quale si può vedere la città. Il secondo, a livello di design, parliamo di altissimo livello, tutti gli edition che sono nel mondo, diciamo, che hanno quel tocco di lusso e di design in più, e quello di West Hollywood non è da meno. Si trova al numero 90 e 40 della Sunset Boulevard, quindi verso, diciamo, la fine di West Hollywood, ed è proprio l'emblema del design e del lusso. È cosparso da questo verde, che è molto molto importante, quindi si entra in questa hall quasi priva, diciamo, di ornamenti extra. Quindi, come vedete, alla fine c'è questo piccolo falò, ma è, diciamo, molto spoglio, ma molto pieno a livello architettonico, e è composto da 188 camere, di cui alcune sono delle residenze luxury, e di 8 tipologie diverse le camere, mentre le suite sono di 6 tipologie diverse. Ad esempio, questa che vedete a sinistra in foto, ovviamente è una suite di un livello abbastanza superiore. Noi, diciamo, spesso consigliamo alcuni di questi hotel, ma soprattutto ad esempio l'Edition, per una coppia in viaggio di nozze, perché sicuramente è una coccola ed è un regalo in più. E i vari servizi che ci sono in quasi tutti gli hotel a 5 stelle, quindi 4 ristoranti, rooftop, quindi all'ultimo piano si trova questa bellissima piscina, e dei 6 meeting room.
Quello successivo del quale parlavo prima è il The London. Il The London è presente a West Hollywood da circa 8-9 anni ed è uno dei pochi hotel di West Hollywood o tendenzialmente degli Stati Uniti che ha solamente suite, quindi capite bene che è focalizzato sul lusso a 360 gradi. Si trova al 10:20 di St. Vincent Boulevard ed è sicuramente un'oasi di pace all'interno comunque di una città molto, molto urbana e molto, comunque con molti rumori, eccetera. Si trova questo paradiso terrestre. È composto, come vi dicevo, da 226 suite di diversa tipologia. Qui ci sono le London Suite, Chelsea Suite e Vista Suite e varie altre suite collection, quindi suite di un po' più alto livello. E al suo interno, oltre a trovare la piscina, troviamo questo ristorante sulla piscina che dà la possibilità di godersi la città di West Hollywood e di Los Angeles in generale a 360 gradi. Ha diversi ristoranti, ne ha due, incluso il London Bar, che è molto molto famoso, un rooftop, fitness center e sette meeting room. Quello successivo del quale voglio parlare e mi ci vorrei focalizzare un po' di più è il famosissimo Sunset Tower. Sia come potete vedere, in differenza a livello architettonico dagli altri hotel, è molto più, tra mille virgolette, antico. Ha questo fil rouge di questo color malva che vi dà la possibilità di poter ammirare e godere della bellezza di questa tipologia di lusso, pur essendo legato a un passato molto molto importante. Si trova sulla Sunset Boulevard, dal quale prende il nome, ed è estremamente famoso sia per diverse persone famose che hanno alloggiato, sia perché è stato il set di tantissimi film e serie TV degli anni, insomma, a cavallo tra gli anni 80 e 90. Ha diverse tipologie di camere, nello specifico 81, tra camere normali e camere deluxe. E al suo interno troviamo il Tower Bar sul rooftop, che è uno dei ristoranti più rinomati e famosi di West Hollywood, il rooftop pool, servizi di spa e palestra e il terrazzo all'ultimo piano. Che è questo dell'ultima immagine che vi dà appunto proprio la possibilità di godere in totale tranquillità della destinazione. Poi passiamo al The One. The One personalmente è uno dei miei hotel preferiti, ho avuto la fortuna di poterci alloggiare in varie occasioni e dà proprio una vibe totalmente diversa. A volte sembra quasi di essere in una baita in montagna, a volte sembra di stare a Cabo sul mare. Diciamo che il fil rouge è il legno e l'ecosostenibilità, che è molto importante sia per tutti i The One del mondo che anche per la città di Los Angeles. Si trova all'8490 di Sunset Boulevard. E come vedete, proprio anche dalle camere di qualsiasi tipologia esse siano, da quelle insomma di livello standard a quelle poi le suite a livello più alto, penthouse, eccetera, dà la possibilità all'interno di tutti gli spazi, quindi la stanza da letto, le stanze comuni, quindi il salotto e il bagno, è tutto ecosostenibile ed è tutto questo legno è proprio questo colore iconico che ritroviamo anche all'interno degli spazi comuni nella lobby e nei vari ristoranti ed è sicuramente come anche tutte le cose all'interno del bagno, quindi lo shampoo, il balsamo, gli asciugamani e via discorrendo. Ha appunto, come potete vedere, 285 camere tra camere standard e suite. A livello di servizi ha quattro ristoranti, rooftop pool, servizi di palestra e di yoga e nove meeting room. Qui ce ne sono alcuni, qui questo a sinistra è il bar, questo è il ristorante e questo è il ristorante all'aperto. Invece vorrei passare a parlare del Pendry. Il Pendry è stato aperto praticamente in piena pandemia perché era aprile del 2021 e si trova poco più avanti, cioè nella stessa strada, poco più avanti rispetto al The One, e si trova appunto all'8430 di Sunset Boulevard e unisce la modernità californiana al glamour delle Hollywood Hills. E ora lo andremo a vedere anche attraverso questi colori molto diversi, quindi c'è questo color salmone unito a questo azzurro, quindi colori un po' più
meno accesi, ad esempio, di quelli del Sunset, però sicuramente in contrasto, come vedete, la stanza ha questo blu e questo giallo, gli spazi comuni hanno questo salmone e questo verde, ed ha sia le stanze normali che le residenze proprio di lusso, come l'Edition, ha appunto 140 stanze, tra diverse tipologie e diverse suite, ma la cosa più importante e più affascinante sono sicuramente gli spazi comuni e i ristoranti, che sono quattro: la rooftop pool, che era questa qui della prima immagine, che è veramente molto bella, servizi di palestra e spa, il semi-deal room e il Bradley, che è uno che è questo qui che vedete la foto in fondo. È un ristorante accessibile solo a chi è membro o a chi appunto dorme e soggiorna al Pendry, e al suo interno ha anche una sala da bowling, quindi è sempre, diciamo, molto divertente, sicuramente qualcosa di diverso. Dopo questa breve, diciamo, spero di non essere stata troppo lunga, overview sugli hotel, andiamo anche un po' a parlare di risorse, di dove poter trovare il materiale di West Hollywood e via discorrendo. Nel sito ufficiale potete scaricare la mappa, la guida ufficiale in inglese, o potete, se volete, mandarmi una mail e ve la mando in versione cartacea, ma sul sito e sui social, quindi su YouTube, Facebook e Instagram, potete avere accesso a mappe, itinerari a tema, guide in formato stampa e digitale, link alla media gallery, alla guida turistica ufficiale e link a tutti gli hotel di cui ho parlato e a tutti gli altri hotel membri. Quindi questo, diciamo, è uno screenshot del sito, che sicuramente qui andando su Industry Resources avete accesso a tutte queste novità. C'è la West Hollywood University, quindi cliccando su questo sito che vedete in fondo, quindi uni.visitwesthollywood.com, potrete avere accesso a questo corso online, che vi darà poi la possibilità di partecipare a futuri FAM e sicuramente avere più notizie e informazioni sulla destinazione, strumenti di vendita e marketing, e avere un certificato di completamento del corso. Quindi, per quanto mi riguarda, ho finito. Non so se le domande le vogliamo fare adesso o dopo, comunque in ogni caso non ho cioè, po possiamo rispondere tranquillamente. Nel frattempo faccio vedere il video, Francesca, Vai, allora visto che io. siamo in tema, Sì. Ok. perché al momento non ci sono domande, quindi ok, nel frattempo diamo il tempo di farle eventualmente. Ora condividiamo questo video. Devo fermare io No, la no, condivisione. Ah, vado ok. io. Ok. Perfetto, nel frattempo c'è una domanda da Sandra che ci chiede se i turisti che non albergano negli hotel possono entrare nei bar o roof restaurants a parte, a qualche eccezione?
Sì, a parte se nel Pendry di cui parlavo appunto che il ristorante è chiuso soltanto a chi soggiorna, per il resto sì. Sì, non ci sono altre domande. Casomai il documento che dicevi lo possiamo caricare nel Drive a Sì, cui hanno accesso gli agenti. certo. Ok. Poi un'altra domanda. Per coppie che saranno a Wailea il 4 luglio, mi hanno chiesto dove poter assistere ai fuochi di artificio. È sicuramente dalla strada principale che è la Sunset Boulevard, c'è proprio uno spot specifico, c'è questa tipo balconata tra virgolette tra il The One e il Pendry dove si possono vedere i fuochi d'artificio. Perfetto, va bene. Allora passo adesso la parola a Perfetto, Christian. Ti ringrazio, perfetto. Francesca. Grazie a voi. Non ti sentiamo, Christian. Non ti sentiamo. Ti vediamo, ma non ti sentiamo. Niente, puoi provare a togliere le cuffiette, no? Magari. Non si sente. Ecco, sì? Qualcosa si è sentito? Sì, prova a parlare, Christian. No, poco fa si è sentito qualcosa, ma ora non ti sentiamo più. Niente, no. Chissà come mai. Non lo so, andava benissimo prima in prova, non so come mai. Che sfortuna. Allora, aspetta. Prova a togliere e rimettere la cuffietta, il jack della cuffietta, magari è quello che ha un problema. Tu ci senti, per cui è proprio un problema di output del tuo audio. Niente. Non hai niente di ricambio delle cuffie o qualcosa, o togliere proprio la cuffietta dal computer. Prova a togliere le cuffiette, prova proprio a togliere le cuffie dal computer. Mi senti, Christian? Ho l'impressione che non mi senta neanche. Allora, aspetta. Sì, forse conviene che esce e rientra, forse è la cosa migliore. Certo. Abbiate pazienza ancora un attimo, tanto siamo in perfetto orario. Allora, ecco che rientra Cristian. Lia, mi sentite? Oh, ora sì, Oh, decisamente sì. santi nomi, Scusate. mannaggia. Non so, va bene, Allora. dai, ho passato. Adesso ti sto passando lo schermo. Ok, Perfetto. grazie. Ottimo. Allora, se mi dite anche che si vede, ci siamo. Benissimo. Sì. Sì. Tutto a Ok. posto. Allora, Vai. niente, veramente chiedo scusa a tutti, è partito un auto aggiornamento, ovviamente abbiamo fatto tutte le prove Certo. stamattina da bravi alunni, ma è partito l'auto Ah. aggiornamento sul computer aziendale. Chiedo scusa per questo. Niente. Allora, no, grazie veramente a Francesca per questa bella introduzione. Io sono stato a un The One, quello di Miami, ed era una cosa veramente meravigliosa. È un albergo che lascia veramente Sì. il segno come esperienza, devo dire. Insomma, è veramente affascinante. Quindi mi
mi ha ricordato questa esperienza. E la seconda cosa mi ha ricordato i fuochi d'artificio, che è stata una delle domande, no, Francesca, se una delle Sì. ultime a cui hai risposto. E ricordo il mio 4 luglio a San Francisco, con ore e ore al Fisherman Wharf in attesa, e poi si è alzato un nebbione dall'oceano, praticamente un milione di persone che hanno visto le nuvole colorarsi, praticamente. Però è stato affascinante ugualmente. Ok, allora brevemente, grazie di nuovo a tutti. United è lieta di collaborare sia con Visit USA che appunto con Interface e con West Hollywood per promuovere la destinazione. United ha Los Angeles uno dei propri hub, quindi insomma, per noi è veramente una presenza molto importante quella di LA. E difatti un nostro network di quest'anno, peraltro una nostra nuova frequenza che andrà su San Francisco, in realtà diretta da Roma, non su Los Angeles, ma comunque la destinazione California e comunque l'area ovviamente è un target che United aveva già in mente da qualche tempo. Quest'anno appunto abbiamo aperto il nuovo volo stagionale Roma-San Francisco, per cui è un'opportunità di volare direttamente comunque in California, da lì raggiungere facilmente, come suggeriva Francesca all'inizio, anche con tutti i viaggi che si possono fare, perché chiaramente è difficile che qualcuno vada soltanto a Los Angeles, e anche magari non atterrando direttamente a Los Angeles, però via San Francisco ci si arriva veramente in maniera semplice, peraltro percorrendo una delle strade più belle del continente americano, insomma, fatta nel 2019, ho ancora dei ricordi fantastici, veramente, da Santa Monica al nord, per capirci, insomma. Un'altra novità di quest'anno è il secondo volo da Napoli, quindi abbiamo raddoppiato la Napoli Newark, e quindi anche lì opportunità via Newark, via Washington, via Chicago e via San Francisco, comunque di raggiungere Los Angeles molto facilmente, anche grazie all'integrazione che abbiamo con i vettori della AGV, Atlantic Joint Venture, quindi tutte Lufthansa Group ed Air Canada. E quindi tramite i gateways europei è molto facile raggiungere anche Los Angeles. Gli hub di United, penso in linea di massima li conosciate, per l'appunto East Coast, Centro, West Coast. Vedete, LA, United è presente a Los Angeles da oltre 50 anni, con un numero veramente elevato sia di voli giornalieri che di destinazioni servite nel mondo. Da Los Angeles inoltre abbiamo voli diretti sulle Hawaii, non soltanto Honolulu, ma anche su Maui e altri aeroporti dell'arcipelago. Quindi veramente da Los Angeles, dopo la sosta a West Hollywood, si può facilmente proseguire un viaggio soprattutto di alto livello e di alto calibro da un punto di vista di overall spending value, quindi ciò che veramente stiamo puntando oggi sulle Hawaii. LA è appunto uno dei nostri hub, dei nostri due hub, in particolare in California e sul versante del Pacifico, ed è collegato, come vi dicevo, attraverso i nostri EU Gateways, Francoforte, Monaco, Vienna e Zurigo, con i voli di Austrian, di Swiss e di Lufthansa, sui quali non solo c'è il codeshare United, ma con tutta una serie di tariffe che sono abbondantemente combinabili per itinerari sia USA su USA, ma anche combinati con Centro America e altre destinazioni che, difatti, come vedete, da Los Angeles sono molto ben servite, quindi sia a nord eventualmente verso il Canada, ma anche le principali destinazioni, diciamo così, balneari e soggiorni del centro e del Sud America. Ho evidenziato le più importanti e soltanto quelle internazionali, appunto, servite da Los Angeles, dopodiché tutti gli Stati Uniti sono praticamente collegati a LA. Ma ecco che si può veramente ottimizzare questo ottimo pacchetto, questa ottima combinazione tra Los Angeles, West Hollywood e appunto altre località, comunque ecco, dallo Scabos a Puerto Vallarta o anche il versante atlantico del Messico e quant'altro. Quindi veramente un'ottima opportunità. 103 voli giornalieri di media da LA con 19 destinazioni internazionali. Sulla flotta, Lia, se avremo tempo, faremo vedere un breve video in conclusione della presentazione, dove viene riassunto il commitment di United per una flotta molto moderna, che consumi anche meno carburante. Quindi questo lo faremo vedere dopo. Per i servizi a bordo, in particolare sul segmento più alto, che è quello della business class,
dove United ha al momento il miglior prodotto sul transatlantico, among the three US, cioè tra i vettori americani, il nuovo servizio di United Polaris Business Class, una configurazione 1-2-1 con tutti i posti praticamente a cabina singola, dove le sedute centrali, abbassando un pannello, possono diventare una seduta per due persone che viaggiano insieme, altrimenti ogni passeggero ha il suo libero accesso al corridoio, quindi sia lato della fusoliera che dai posti centrali. Wi-Fi offerto a bordo del servizio Polaris, una poltrona che diventa letto 180 gradi flatbed, quindi anche lì con un'ottima esperienza di viaggio. Devo dire, avendola utilizzata più e più volte, che insomma è veramente un ottimo servizio, una ottima proposta per i vostri passeggeri in combinazione con un viaggio che abbia appunto un segmento medio-alto come quello di cui stiamo parlando oggi, è certamente la soluzione migliore. Questa è una visione del posto in daylight, cioè durante prevalentemente un viaggio anche magari diurno verso gli Stati Uniti, e questa è la configurazione letto che appunto assume la poltrona per i viaggi, soprattutto per il rientro, quindi eastbound verso l'Europa. Insomma, ottime soluzioni, quindi questo è ciò che potete tranquillamente promuovere per i vostri passeggeri, essendo la Polaris Business Class presente su tutti i nostri voli dall'Italia verso gli Stati Uniti e viceversa. Insomma, tra la business e la economy c'è una cabina intermedia fatta di soltanto 3 file, molto più confortevole della main economy. Appunto, è una premium plus, un numero di posti appunto estremamente limitato, cabina molto riservata con una serie di servizi e di amenities che sono nettamente superiori a quelli dell'economy. Non ha una posizione di reclinabilità dei sedili, insomma, fino a diventare un flatbed, ma insomma, anche questa l'ho utilizzata più volte e, diciamo così, dall'alto, tra virgolette, del mio 1,90 m, vi garantisco che è un'ottima soluzione di viaggio anche questa, ed è una soluzione dove i passeggeri magari non riescano ad affrontare la spesa per una business class. Comunque la premium plus è veramente un'ottima proposta. Dopodiché l'economy con le prime file naturalmente più larghe, più confortevoli, e la standard economy. Su tutto l'aereo comunque è disponibile il wifi. Le lounge, i passeggeri che volano Polaris, sempre pensando anche alle tipologie di proposta che alberghiera che ci ha elencato e ci ha mostrato Francesca, anche qui sono molto esclusive, perché le United Polaris Lounge sono aperte ai soli passeggeri che volano quel giorno con Business Class Polaris. Quindi non è possibile entrare in una lounge Polaris con tessere Premier, Elite Status, Credit Card e quant'altro, proprio perché è un servizio che abbiamo inteso riservare unicamente ai passeggeri che quel giorno volino Polaris. E all'interno di una Polaris Lounge i passeggeri potranno non solo cenare o pranzare alla carte, nel ristorante riservato all'interno della lounge, alla carte, ripeto, ma anche ad esempio fare una doccia e dormire in apposite aree riservate molto molto tranquille. Una Polaris Lounge è presente anche all'aeroporto di Los Angeles, quindi anche questo è qualcosa che potete promuovere in assoluta confidenza, perché vi dico, è un servizio nettamente superiore, e i riscontri che abbiamo dai passeggeri che utilizzano questi servizi sono estremamente estremamente positivi e lusinghieri. Quindi andate sul sicuro nel proporre Polaris United sulle tratte transatlantiche. In alternativa, per i passeggeri che volano in economy, che abbiano delle necessità particolari, standard di servizi, ad esempio come quelli della Premium Plus, c'è un accesso a condizioni molto vantaggiose alla United Club, che sono le lounge invece per i passeggeri appunto che abbiano Elite Status, Frequent Flyer, Credit Card, Elite Status e quant'altro. Ma ripeto, anche i passeggeri di Economy, che possono, mediante il pagamento di una fee che è anche abbastanza contenuta, siamo sui $55 credo attualmente, e i passeggeri di Premium Plus che la pagano ancora meno, credo intorno ai $30 circa, comunque passare delle ore magari di transito all'interno di una United Club che è presente praticamente in tutti gli aeroporti americani serviti da United.
Sulla tecnologia vorrei evidenziare il fatto che uno dei plus con cui oggi un passeggero alto spendente ha confidenza di viaggiare, oltre alla vostra consulenza, oltre al vostro aiuto, oltre alla vostra disponibilità di travel consultants, è quello di utilizzare le app. Le app oramai sono qualcosa che rappresentano veramente un valore aggiunto per il viaggiatore. Tramite le app si gestisce il proprio viaggio, si controlla la mappa dei posti, si ricevono le notifiche di cambi di gate, di orario, si possono avere le tessere per accedere alla lounge caricate sul proprio profilo della United App, si possono preordinare i pasti tramite l'app, si possono anche già precaricare i documenti necessari per entrare negli Stati Uniti. Quindi, una volta fatta la scansione del passaporto tramite l'app e caricato in questo caso finché ancora sarà necessario, il certificato vaccinale per recarsi negli Stati Uniti, tutto questo sarà possibile farlo, è già possibile farlo da diversi mesi, da quando c'è stata la necessità appunto di fare l'upload del certificato. Questo si può fare tramite il Travel Ready Center sulla United App e avere dunque già le carte d'imbarco pronte senza dover effettuare le file negli aeroporti. E inoltre tutta una serie di informazioni che sono abbastanza, invece, ecco, sotto questo aspetto già più comuni, ma insomma in ogni caso un'altra delle cose importanti, il tracciamento del bagaglio si fa tramite l'app, per cui ogni volta che il bagaglio passa uno dei punti di controllo sul proprio cammino, questo viene evidenziato, flagged, come si dice, sull'app, e il passeggero può seguire il proprio bagaglio e quindi recandosi a West Hollywood può seguire il tracciamento del proprio bagaglio a seconda del routing che va ad effettuare. Quindi invitiamo i vostri passeggeri, i vostri clienti a scaricare l'app United, ovviamente disponibile sia su App Store che su Google Play. E un'altra delle veramente grandi opportunità è avere questo agent on demand. In qualunque punto dell'aeroporto, di uno dei nostri hub, i passeggeri dovessero avere dei problemi, possono semplicemente scansionare questo QR code e un agente da remoto sarà video collegato per risolvere il problema del passeggero. Questo vuol dire che in caso di irregular operations, anche non dipendenti necessariamente dalla compagnia, ma da condizioni meteo e quant'altro, piuttosto che magari fare una fila di 20-30 persone davanti a un customer service desk, il passeggero semplicemente, ripeto, scansiona questo QR code e viene automaticamente collegato con un operatore di United che gestisce singolarmente il suo caso. E vi garantisco che anche questo è un servizio molto molto apprezzato dai passeggeri, perché praticamente restando seduti si ha l'assistenza personalizzata ed è una gran bella cosa. Sulla sostenibilità, naturalmente, torniamo al discorso anche del The One, il commitment di United è di arrivare nel 2050 con una riduzione allo zero delle emissioni di gas serra. È un progetto che già sta andando avanti, utilizziamo già biocarburante su diversi voli di United, in fase, diciamo, di test in alcuni casi, e già anche su alcuni dei voli di linea domestici il biofuel viene utilizzato, è un carburante che proviene semplicemente dalla coltivazione del mais, da alcuni scarti, soprattutto della lavorazione del mais, e quindi questo veramente è un qualche cosa su cui ci stiamo impegnando molto, così come sulla realizzazione di voli taxi tra gli aeroporti e il downtown di varie città. Il primo test sarà a Chicago, di aerei elettrici, quindi aerotaxi elettrici, un progetto su cui United ha investito una cospicua cifra e che potrebbe già vedere la luce a partire dal 2026, quindi molto interessante. Un'altra fase di studio è quella sull'idrogeno, su cui si sta anche lavorando molto, però mi piace che sia evidente veramente questo messaggio. Siamo molto molto impegnati e vi dico, anche lavorando all'interno dell'azienda si vedono molti molti progressi su questa strada ed è una cosa importante visto insomma quello che stiamo vivendo anche in questi giorni qui dove raramente si vede piovere ormai. Restiamo connessi, Lia vi invierà la presentazione, United ha tutta una serie di contatti per gli uffici gruppi, per l'assistenza agli agenti di viaggio, per assistenza bagagli, frequent flyer e quant'altro, troverete questo nella presentazione.
è uno dei modi soprattutto più importanti per ricevere le informazioni utili da parte di United è quello di fare la scansione di questo QR code e in automatico riceverete tutte le notifiche appunto da parte di United Airlines. Non mi rimane che ringraziarvi per l'attenzione, mi chiedo ancora scusa per la problematica tecnica, ma insomma spero appunto che sia stato possibile seguire comunque adesso bene la Certo. presentazione, anche se abbiamo dovuto un po' recuperare qualche No, minuto di tempo, ma insomma non c'è l'importante è che problema. se ci Siamo sono nei soprattutto tempi ancora. domande siamo a Sì, ecco, disposizione, insomma. volevo porti qualche domanda. Intanto una battuta da parte di qualche agente che dice per farti perdonare di mettere a disposizione qualche biglietto United. Naturalmente. Niente, no, a parte gli scherzi, Sonia ci chiede qual è il Palermo New York è in programma magari per il prossimo anno? Ottima domanda, grazie all'amico e collega siciliano se è in No, zona, no, appunto. è Sonia, ma comunque anche lui c'è. Sì, Ok, esatto. ok, ok. Il Palermo New York è un volo su cui io in prima persona ho lavorato per quasi 5-6 mesi, appunto spostandomi praticamente a Palermo e abbiamo concluso le ultime presentazioni insieme al sindaco Orlando, al presidente della regione, eccetera, il 4 di marzo. Sono tornato a casa, il 9 marzo eravamo tutti in lockdown, quindi purtroppo questa è stata la storia di un volo che avrebbe avuto un successo straordinario, ma che per ovvi motivi in quella stagione non è potuto partire. Rimetterlo quest'anno era ancora un qualche cosa di rischioso. La possibilità che i flussi di domanda tornino sostenibili per valutare la riemissione in servizio del Palermo Newark per il 2024 sono già in fase di studio e se, ripeto, la domanda sarà sostenibile, certamente riprenderemo in mano un progetto su cui abbiamo già comunque delle basi abbastanza solide, visto che era tutto pronto per partire, insomma. Ok, altra domanda è se è possibile, è sempre possibile effettuare upgrade sul sito tra Y e Premium? Allora, gli upgrade tariffari sono, diciamo, sempre possibili non solo tramite sito, ma ovviamente anche tramite il call center. Attenzione sempre a considerare che una cosa è l'upgrade di posto tra l'economy ed economy plus, che sono le prime file dell'economy, dove quello si può fare tramite sito facilmente pagando il supplemento previsto per quello specifico posto, la seconda che sia una prima, una seconda, una terza fila della Economy, e un'altra è un upsell tariffario alla Premium Plus, che è completamente un'altra struttura tariffaria per l'appunto. Quindi in quel caso si cambia proprio il biglietto, quindi non è più un ancillary on top della Economy Class, ma l'acquisto di una nuova tariffa per la Premium Plus. Quindi purtroppo so che con l'immissione di queste cabine intermedie che acquisiscono poi i nomi che ogni compagnia gli dà, talvolta si crea un po' di problema tra Economy Plus, Premium Plus, però è bene magari specificare ecco, se la domanda si è riferita a un posto di Economy Plus o piuttosto proprio un upsell tariffario alla Premium Plus. Entrambe le cose sono possibili, il primo si fa tramite il sito e tramite app, per il secondo contattando appunto il call center o direttamente l'agenzia di viaggi può processare l'upsell tariffario. Ok, poi per la lounge si paga sempre l'ingresso o non si può preacquistare? La lounge si può anche preacquistare in fase di check-in direttamente tramite il sito, anche tramite app. Ripeto, si paga per i passeggeri che non sono diciamo così, titolati a un accesso invece previsto normalmente. Quali sono i passeggeri titolati? Ripeto, i frequent flyer, ma anche i frequent flyer Star Alliance Gold, quindi tutti i passeggeri in possesso di una tessera Star Alliance, che sia anche Lufthansa, Turkish, Thai, piuttosto che Singapore e quant'altro, possono comunque accedere alle United Club, mentre i passeggeri di Polaris già vanno nella loro lounge dedicata appunto anche alla Polaris Lounge. Altrimenti l'acquisto è possibile anche farlo, come dicevo, direttamente all'ingresso della United Club, ma sì, si può acquistare come ancillary sul sito al momento del check-in. Perfetto, allora Riccardo ci menziona un'esperienza con dei clienti, voli LAS, Malpensa, via MUC, scusate la mia ignoranza, Monaco.
Monaco, in codeshare con l'UF, non è stato possibile selezionare i posti dal check-in online. Si tratta di un episodio isolato o esistono delle procedure alternative da seguire? Allora, ottima domanda, non è un episodio isolato, ahimè, chiediamo veni on behalf of United Lufthansa Group and the JV. Purtroppo i sistemi, non solo tra United e Lufthansa, ma dobbiamo sempre considerare che purtroppo Lufthansa, no, purtroppo, cioè, purtroppo dal punto di vista tecnologico, Lufthansa rappresenta Air Dolomiti, Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings e Eurowings Discover, sette compagnie diverse. Il problema del mix di queste piattaforme tecnologiche che ogni vettore più o meno ha mantenuto è poi quella di doverla interfacciare con la piattaforma United, e ogni qualvolta si va a toccare uno di questi vettori, fa un upgrade di sistema o cambia qualche stringa all'interno del proprio sistema, questo inibisce la reciproca preassegnazione quando i voli sono prenotati in codeshare. Ci si sta lavorando, come si dice, it's a well-known problem, ma ci si sta lavorando, nel mentre quello che suggeriamo, laddove possibile, è sempre di cercare di prenotare i voli il più possibile. Poi i codeshare sono fatti apposta per essere sfruttati e per offrire molte più opportunità, ma laddove possibile di cercare di prenotare i voli con il operating carrier flight number piuttosto che il codeshare. Dovessero esserci particolari problematiche su questa questione della preassegnazione, potete comunque fare riferimento al help desk di United per una preassegnazione dedicata. Ok, poi Carlo ci chiede con quali macchine si vola, Ottima domanda. il Ottima domanda, Boeing non è una Airbus. slide che, non è una slide che ho messo, ma per evitare una redundancy delle information, ma voliamo soltanto con 777 e 787 dall'Italia per gli Stati Uniti, con esclusione di Napoli, che è operata ancora con il 767 per una questione di lunghezza della pista, in buona sostanza questioni tecniche operative. E quindi quello è l'unico volo che ho operato con il 767, che comunque non è, voglio dire, non è un male assoluto, anzi, i 767 stessi sono stati comunque completamente retrofit, quindi portano anche i 767 Economy Premium Plus e Polaris, esattamente come gli altri aeromobili. Tuttavia, Roma, Milano e Venezia sono operati con 777, appunto la Venezia Newark, ad esempio, quest'estate ha avuto un upgrade al 777, addirittura Roma Newark e Roma Chicago con il 787 e anche Milano Chicago con il 787, quindi tutte aeromobili di ultimissima generazione. Perfetto, ah, ecco, poi c'è un'ultimissima domanda che dice: ma da Lamezia Terme SUF esiste un volo? Santa Eufemia, sì. Ma Santo Fermo. questa è la domanda? Questa è la domanda. Esiste un Ok. volo, immagino, non lo so. Che io sappia, sì, la meta termica è collegata sempre con i voli della joint venture, quindi o con Lufthansa Group, o con Swiss, o con Brussels. Comunque so che c'è la meta termica, è collegata, è nel Lufthansa Group Italy Network, quindi abbiamo già diversi passeggeri che connettono comunque da Lamezia. E vi dirò di più, anche le connessioni con ITA Airways sono comunque possibili sul network United, qualora il volo United venga prenotato come Lufthansa codeshare da Roma o da Milano. Quindi, ad esempio, si può fare un Lamezia Roma New York o San Francisco, prenotando il Lamezia Roma con ITA e il Roma San Francisco su LH codeshare. Certo. Allora, ti ringrazio, ringrazio entrambe per la bellissima presentazione, avete ricevuto molti complimenti e Grazie. ovviamente mi associo con tutti voi, vi auguro una buona Pasqua e prima di mandare l'ultimo video di United, vi ricordo che i prossimi appuntamenti sono il 12 aprile, sono due appuntamenti, la mattina alle 12 avremo la premiazione degli Ambassador 2022 e nel pomeriggio il consueto webinar di Visitusa. E ora do il via al video. Grazie ancora a te, Lì, approfitto. Allora, grazie ancora. Sì. Grazie, Grazie. grazie a voi. Ciao, buona Grazie a Pasqua, eh. tutti, buona Pasqua a tutti. Grazie.